di Pietro Gagliardi della Galleria Gagliardi e Domke di Torino. Ciao Pietro. Ciao Carla, tutto bene? Tutto bene, grazie. Dunque, desideravo intanto chiederti così se ci dici, perché il tuo luogo dove hai la galleria è un luogo particolare in Torino, e intanto da quanti anni, perché è una galleria diciamo storica, da quanti anni hai la galleria, dove si trova e magari anche quali sono la scelta artistica della vostra squadra di artisti con cui trattate e con cui scegliete di fare le mostre. Dunque, la galleria è nata nel 2003, quindi sono 17 anni, e è nata in Corso Vittorio Emanuele, vicino alla Galleria d'Arte Moderna di Torino, vicino al grande monumento di Vittorio Emanuele. Sono rimasto lì fino al 2001. Poi, siccome col tempo mi sono sempre più interessato a opere di natura installativa o di scultura, ho sentito la necessità di cambiare spazio e sono approdato in una zona periferica e a quel tempo piuttosto malfamata di Torino, la Barriera di Milano. Una zona dove c'erano grandi stabilimenti Fiat che non erano più utilizzati e quindi sono stati abbattuti. La zona però dove mi sono insediato, dove ho trovato questo spazio, era di aziende dell'indotto Fiat e quindi qui il comune decise di mantenere la memoria industriale, e così ho trovato uno spazio piuttosto interessante da un punto di vista architettonico. Poi si sviluppa su più di 700 metri, è vicino al Museo Ettore Fico, però il Museo Ettore Fico si è insediato dopo di noi. Cioè, a sdoganare la zona siamo stati un artista che è scultore, che credo tu conosca bene, che è Fabio Viale, che ha trovato lì il suo laboratorio e la sua abitazione e subito, dopo che si era insediato, ha scoperto che si liberava uno spazio piuttosto interessante, me l'ha fatto vedere e l'abbiamo preso. C'è un pezzo di storia in questo spazio perché artisti più noti, tra quelli che propongo, ci sono appunto Fabio Viale, che è conosciuto internazionalmente, che ha vinto premi, che fa sculture con una grandissima maestria, che scolpisce in marmo. Ci sono Glaser e Kunz che fanno delle videosculture, anche queste sono piuttosto interessanti. E poi seguo poca pittura e tanta fotografia. E fra la tanta fotografia c'è, ad esempio, il lavoro di cui poi magari parleremo, che è quello di Orvalaggio. Ecco, a proposito di Aurore, che adesso vedremo scorrere le immagini, allora, per chi è stato nella prima edizione di The Fair dell'anno scorso, nel tuo stand c'era questa artista, questa fotografa che adesso ha 39 anni, una fotografa francese, che però, diciamo, non dico ha cambiato. Adesso guardando le immagini cerchiamo di capire questo suo nuovo progetto, questa sua nuova serie di fotografie. La prima che intravediamo è una fotografia che si trova già di per sé in un luogo che ci attrae, un luogo pieno di fascino. Come Aurore sceglie i luoghi e che cosa poi ne fa dei luoghi co con la sua messa in scena, diciamo, che poi la capiamo attraverso la fotografia. Ce lo spieghi? Sì, Aurore, intanto nei lavori di Aurore c'è sempre al centro l'uomo. Lei realizza di fatto delle
fa delle messe in scena, realizza però di fatto dei ritratti di persone. La sua cifra stilistica è una cifra stilistica che la porta a utilizzare cromie molto dense, immagini molto sature di colore e di oggetti. Tu prima hai detto ha cambiato, non ha cambiato, questo è un progetto specifico per cui ha usato una tavolozza completamente diversa, invece di saturare i colori e di saturare l'immagine di tanti oggetti, si è liberata e alleggerita dei colori, desaturandoli. E si è liberata degli oggetti lavorando su ambienti piuttosto puliti. Questo perché il progetto di cui parliamo è un progetto legato alla terza età e evidentemente il sentimento di horror legato alla terza età gli fa pensare che la terza età sia una fase di liberazione da impegni, da caos, da tutte le cose che appardellano la nostra vita quotidiana, e l'ha letto in questo modo, presentandosi quindi con una fotografia che apparentemente non è attribuibile a lei. Ecco, questo lo possiamo soprattutto vedere nella seconda immagine dove c'è appunto una donna che sta camminando su una sorta di passerella, atteggiandosi però in un modo, infatti proprio il titolo è Pin-up. Proprio visto che questa serie è dedicata alle persone anziane, lei fa anche un'indagine psicologica naturalmente di questo. Come ci spieghi questa sua indagine sulla donna? Lei mi ha confessato, voglio fare, è un progetto, questo lavoro è stato fatto specificatamente per la galleria, sono 15 scatti che lei ha realizzato specificatamente per la galleria. Mi ha confessato, mi sono scoperto allo specchio di avere un capello bianco e ho Bello. voglia di ragionare sulla terza età. Questo è ovviamente nel suo vedere la terza età. C'è l'ottimismo di una, allora era poco più che trentenne, e quindi non lo vedeva in una maniera problematica, forse continua a non vederla in una maniera problematica. È bello immaginare che non si immagini vecchia, non pensi alla vecchiaia come un periodo privo di soddisfazioni, privo di entusiasmi, privo di interessi, forse anche privo di amore. Nell'immagine precedente si vedevano due persone semi-nude, abbracciate in età avanzata, e qui vediamo su un trabocco. Su una passerella sporgente sul mare Mediterraneo, nei pressi di Marsiglia, una probabilmente settantenne, atteggiata come una pin-up, evidentemente soddisfatta di potersi godere la vita con il fisico che si ritrova, così com'è, insomma, stare bene con se stessa. Mi sembra una visione interessante. Ecco, l'ultima immagine, che forse diciamo è la più toccante, anche perché lei ha fatto questo progetto, naturalmente non ci potevamo immaginare di entrare in questi mesi di pandemia, in cui la nostra vita ovviamente è cambiata sotto molti aspetti, e questa immagine forse ancora adesso possiamo fare una lettura che mai l'avremmo fatta 2 mesi fa, dove c'è una persona sempre naturalmente anziana, coricata a terra,
aiutata da una persona di colore proprio in questo senso di sollievo e di aiuto, come in questo periodo che purtroppo le persone più colpite sono state le persone di una certa età e naturalmente hanno avuto bisogno di avere delle persone a fianco di conforto. Come avrà interpretato secondo il pensiero di Aurora questa immagine molto forte, anche perché come dicevi tu i colori sono molto, molto candidi, molto raffinati, non ci sono dei colori vivaci, ancora di più in questa immagine è tutta tende molto alla semplicità con questo contrasto di queste due persone che sono toccanti. Le problematiche sociali che vedono i vecchi, la povertà galoppare sono presenti da molto nella nostra società, però oggi sembrerebbe ancora di più calzare questa immagine con le problematiche con le immagini che abbiamo visto con la pandemia in corso. Cosa ha fatto Aurora in questa immagine? Ha preso come riferimento delle immagini del Rinascimento, un tema rinascimentale, quello della carità romana, usato in tantissime pitture, solo che la carità romana in queste immagini rinascimentali è quasi sempre una donna nera che allatta un bimbo bianco. In questo caso Aurora ha immaginato che la donna nera si prendesse cura di una persona anziana con assoluta necessità di cura, e quindi ha allegoricamente preparato un'immagine, messo in scena un'immagine in cui la donna nera allatta un anziano piuttosto malandato, ma che da questo gesto trae conforto. Certo, di affetto, certo. Senti, allora, grazie infinite. Mi piacerebbe ancora sapere le dimensioni, la tiratura e che costo hanno. Questa serie che avrà tutto, penso, un costo unico, e così ci rendiamo conto. Sì, le immagini sono di 94 per 144, ce ne sono alcune in orizzontale, alcune in verticale, sono di tiratura di 3, sì. Il costo è di 6.000 euro. Sì, perfetto. Senti, grazie infinite. Sono molto contenta di aver vista questa nuova fase della nostra Aurora e speriamo di presto di vederle, se non in Piero, in galleria da te. Grazie molte. Sì,